Per quello che riguarda la mia vita di prima, cioè prima di essere deportata, la mia vita scorreva abbastanza serena e tranquilla perché la mia famiglia stava abbastanza bene, frequentavo l'ultimo anno delle magistrali e non avevo mai avuto, non mi era mai stato richiesto niente. Infatti le leggi razziali erano cominciate nel 38, ma io non ero mai stata né espulsa da scuola né niente. Quindi la mia vita si svolgeva tranquilla, vivevo discretamente, avevo i miei svaghi, e piaceva quel periodo andare in bicicletta, andavo al bagno, avevo le mie amicizie e quindi vivevo tranquillamente. E dunque un giorno di marzo del 44 ero a casa e stavo proprio studiando e vennero due SS. Suonarono alla porta, mia madre aprì e ci dissero che dovevamo seguirli per informazioni. Ricordo molto bene che uno di questi era molto alto e addirittura dovette abbassarsi per passare dentro. Erano vestiti da SS, tutti con divise nere, con teschi e praticamente con un fare molto arrogante ci dissero di seguirli. Sempre per questa informazione. E noi fummo costrette a seguirli e quando uscimmo uno di questi ci chiese le chiavi, chiuse lui la porta e si mise le chiavi in tasca. Infatti poi tutto quello che avevamo fu depredato. Nell'uscire incontrammo mio padre, che in quel momento stava tornando, in quanto usava andare in uno dei caffè tipici di Trieste a giocare a scacchi, era il suo passatempo preferito. Quando lo videro entrare, chiesero i documenti, mio padre dovette darglieli e lui impose a mio padre di seguirli. Quindi uscimmo tutti e tre assieme e ci fecero camminare dinanzi a loro, sì, dinanzi a loro fino a. Io abito vicino a un giardino pubblico che dista circa 150 metri. Ci fecero camminare davanti a loro per non destare l'attenzione dei passanti, era verso le 20 di sera. E arrivati vicino al giardino pubblico c'era un camion con dei teloni chiusi e fummo fatti salire e nell'interno trovammo altre persone che seppi essere ebree e dentro c'erano altri due sorveglianti della SS. Di là fummo portati in risiera, di cui io ignoravo completamente l'esistenza, come ignoravo quasi tutto del resto, perché a quell'età non eravamo svegli come i ragazzi di oggi che sanno tutto, parlo di 50 e più anni fa. Fummo portati in risiera di San Sabba. E quello che vidi là fu veramente scioccante, però rispetto a quello che vidi in seguito era relativo. Fummo assegnati in certe camerate e fummo subito divisi, mio padre in una camerata con gli uomini e io e mia madre in un'altra con le donne. E praticamente lì non si lavorava, si era in attesa, e lo sapemmo dopo, di essere mandati nei vari campi che loro avevano, campi di sterminio considerati tali. Noi lì non facevamo niente, ci davano una razione di minestra 2 volte al giorno, che non aveva nessuna sostanza, la mattina una scodella di tè, non lo so, o qualcosa fatta con erbe e nient'altro. Circa dopo. Dunque, qui già trovai molte persone ebree che io però non conoscevo. E dopo 2 o 3 settimane arrivò un convoglio da Arbe, che oggi si chiama Rab in Jugoslavia, quella volta Jugoslavia, dove erano stati confinati tutti questi ebrei e che erano però governati da tedeschi nel periodo del 43, penso. Dopo l'8 settembre, e quello fu il periodo in cui i tedeschi vennero a Trieste, comandarono e fecero il litorale adriatico, annettendosi Trieste alla Germania, Trieste e tutto il circondario.
E quindi dopo l'8 settembre vennero allora in possesso di questo campo di Arbe e portarono via tutti i presenti a San Sabba e dopo 2 o 3 giorni, mi sembra, fummo tutti inviati ad Auschwitz. La risiera di San Sabba era un edificio che a suo tempo era stato una pilatura di riso, ormai dismessa, e praticamente in periferia della città. Quindi i tedeschi pensarono di fare lì il loro campo di... C'è stato anche come campo di sterminio, ma campo anche di raccolta, dove potevano interrogare, torturare ed ammazzare anche la gente, tanto più che questo posto era in periferia, quindi lontano da occhi indiscreti. E lì avevano il loro comando, c'era un comandante con i sottocapi, i sottotenenti, tutto SS. Mi sembra che non so quante SS dirigessero il campo, però insomma forse erano state 20, però avevano anche manovalanza ucraina, addetta ai compiti più gravosi. C'è stato un periodo in cui hanno lavorato anche le SS italiane, che probabilmente fatte prigioniere dopo l'8 settembre, per non essere mandate forse al fronte, avevano aderito a questi lavori più che altro esterni. Infatti, quando noi fummo portati al Silos, prima di essere messi in questi treni, in questi vagoni bestiame praticamente, avevamo degli accompagnatori italiani, anche SS italiane, le quali rimasero con noi fino al confine con l'Austria. Poi furono mandate indietro e noi rimanemmo solo con le SS tedesche. In un primo tempo loro uccidevano gli ebrei nei camion chiusi e con lo scappamento del motore venivano uccisi con i gas. Se non che questo creava per loro un grande problema, perché poi dovevano pensare di eliminare i corpi. Siccome l'apparato per l'eliminazione era piccolo, avevano una gran difficoltà a eliminare i corpi, tant'è vero che alle volte, così è stato trovato poi in seguito, li portavano, anche per quello che riguarda le ossa di questa persona, le portavano su dei carri portati da cavalli all'epoca, e questi tedeschi li portavano in una zona del porto distante da Trieste, e dopo la guerra sono state trovate queste ossa, perché li eliminavano così, non sapevano dove metterle e le buttavano lì. Questo in un primo tempo. E poi il forno venne ingrandito, il costruttore un certo Lambert. E comunque il forno servì in seguito più che altro per i partigiani e per coloro che venivano torturati e che morivano. Perché poi, per quello che riguardava invece tutte le persone che arrivavano dentro, considerate ebree, pensarono di mandarli tutti ad Auschwitz, dove avrebbero lavorato per loro gratis fino allo sfinimento. E quelli che non stavano nel campo venivano eliminati direttamente col gas e comunque per tutti morte certa. Quindi in un primo tempo, quando usavano questo tipo di eliminazione o bastonavano, la gente urlava, mettevano in moto, facevano musica, c'erano questi altoparlanti e non si capiva niente altro che questi suoni, questa musica. Quindi veniva attutito, insomma, tutto quello che riguardava i prigionieri. Noi d'altronde avevamo le finestre tutte abbrunate, quindi non si poteva comunque avvicinarsi perché sarebbe stato grave, ma poi non si vedeva neanche fuori, quindi noi non avevamo visione di niente. Una mattina prestissimo, verso le 4:30, 5 di mattina, vennero nella nostra camerata a leggere i nomi di quelli che avrebbero dovuto partire, e il mio fu il primo. Io che aspettavo di giorno in giorno di andare a casa e di riprendere la scuola, la mia vita normale, ero allibita. Mia madre
mi si avvicinò e l'abbracciai e fu l'ultima volta che la vidi. In quell'attimo mia madre aveva in mano un pettine e un asciugamano e me li diede, era l'unica cosa che aveva, come se mi avesse dato la vita. E io in quel momento le dissi: mamma, tornerò. E io per quelle parole dette a mia madre credo di aver resistito tutto il periodo di Auschwitz. È stata una cosa che nei momenti più grandi di sofferenza vedevo il viso di mia madre e le parole che le avevo detto. Però tutto questo sarebbe stato inutile se fossi stata selezionata, diciamo, quindi è stato anche un caso. Poi ci fecero scendere dalle scale, trovammo giù questi camion con i teloni chiusi. Fummo portati al silos e là fummo messi in questi vagoni. Chiesi ad un militare dell'SS italiano di poter andare con mio padre, lui acconsentì e io salii in questo vagone che poi fu piombato e rimasi con mio padre e con tutti questi uomini tutto il viaggio. Eravamo in 80, forse anche più, quindi stipati all'inverosimile. Poi il vagone fu chiuso, sbarrato e il viaggio fu lunghissimo, durò 6 giorni, durante i quali ci diedero una sola volta qualcosa da mangiare. Io fui aiutata da un militare italiano a cui diedi tutto quello che avevo, il mio orologio, il mio braccialetto, gli anelli, insomma, tutto quello che avevo. Lui mi diede qualche cosa e forse anche quello mi aiutò. Durante il viaggio, dopo 3-4 giorni, la gente cominciò a morire. Tra questi morì il barone Morpurgo, che aveva 86 anni, era cieco e noi non potemmo alleviarlo nemmeno con un bicchiere d'acqua perché non avevamo niente. Fu buttato fuori a Monaco. La rissa era tale per cui i primi giorni non potevamo neppure sederci. Dopo qualche giorno, quando la gente cominciò a morire, riuscivamo a sederci. Il viaggio fu molto lungo perché le stazioni erano bombardate, il percorso era molto lungo, poi intervenivano ogni tanto le allarmi aerei, poi dovevano approvvigionare il treno, quindi il viaggio fu lunghissimo. Alla fine arrivavamo ad Auschwitz. Ed Auschwitz fu una cosa veramente terribile perché una volta scesi fummo subito divisi, sì. Gli uomini andarono da un lato, o quelli che loro ritenevano più anziani, i più giovani dall'altro. Fummo portati nell'interno con un pullman, perché Auschwitz è molto grande, per arrivare a Birkenau, penso che col pullman si stette per un quarto d'ora, 20 minuti per arrivare a Birkenau. Birkenau era il campo delle eliminazioni, dove all'esterno c'erano tutte queste camere a gas e forni crematori. Quello che mi colpì maggiormente fu il fango perché ci arrivava oltre le caviglie, era una zona paludosa e c'era sempre fango. Le strade non esistevano, c'erano solo dei tracciati. E dappertutto queste SS che gridavano, bastonavano, avevano cani lupi feroci che abbaiavano e prigionieri in condizioni indescrivibili, con vestiti a righe, poi senza capelli, le donne con un fazzoletto in testa, certi buttati per terra, certe scene terribili. Quindi una volta arrivati lì, fummo portati in una specie di bagno, diciamo, dove ci presero le generalità, ci tatuarono un numero sul braccio e ci rasarono tutto il corpo. Io avevo delle lunghe trecce e ne fui privata completamente, fui rasata a zero. La mia compagna, guardando questi capelli che non avevo mai tagliato, che cadevano per terra lì, mi disse: Marta ha detto: mamma, queste trecce stupende. Io ho pensato un momento e poi ho detto: ma senti, se devo morire qui non mi interessa niente e se dovessi uscire di qui posso uscire anche senza capelli. Ecco, già allora avevo capito dove ero capitato. Perché dal primo momento, una volta entrati in campo, sebbene ci fosse una scritta assurda, cioè il lavoro rende liberi, era scritto fuori,
Invece poi loro ci dicevano che noi saremmo morte tutte lì, che noi saremmo uscite soltanto per il cammino, quindi cominciai a avere subito dei dubbi. Se prima avevo avuto qualche speranza, poi non ne ebbi più alcuna. Mio padre è stato diviso da me subito e non l'ho più visto. E presumo che sia stato selezionato e poi anche presumo perché poi io non ho saputo più niente di lui. Il primo periodo, quando ero ancora abbastanza cosciente, il tempo era interminabile perché lo vivevo proprio minuto per minuto, tutto quello che si faceva, inclusi questi tre appelli terribili che duravano. Il primo ci si alzava, ci facevano alzare alle 4 e mezza, e si stava 3 ore in piedi fino a quando arrivava il capo tedesco che controllava tutti i numeri. Eravamo in fila per 5, dovevamo stare immobili con pochissimo vestiario, se pioveva, se faceva neve, qualunque tempo fermi immobili. Dopodiché ci facevano rientrare in blocco, ci davano una scodella di acqua sporca, che forse sarà stato un tè, qualcosa che non aveva nessuna sostanza. E poi il primo periodo ho fatto come tutti la quarantena perché bisognava abituarsi alla vita del campo, e in un secondo tempo invece si andava direttamente a lavorare. Nella quarantena si lavorava anche, ma per lavori saltuari, non fissi. Venivano a prenderci e differente per ogni tipo di lavoro di cui avessero bisogno di persone, e poi ci riportavano. Poteva essere un lavoro, non so, di muratura, di lavorare nel campo, portare più, indifferente, qualunque lavoro di cui avessero bisogno di un certo numero extra di quello che già avevano. E invece in un secondo tempo ci assegnavano un lavoro che comunque era sempre pesantissimo. E si stava fuori anche tutto il giorno, ci davano una zuppa dove eravamo, non so, in qualche fabbrica, un altro posto, poi verso l'imbrunire si tornava in campo, si tornava dentro e si faceva un altro appello di un'ora. Dopo ci davano una solita zuppa, e quindi la vita si svolgeva con questo tenore terribile. I ricordi erano sempre più deboli. È una cosa che è difficile da spiegare, si perdeva la nozione di tutto nel tempo, perché a forza di vedere queste scene terribili, che la gente veniva bastonata, tutte queste urla, questa cosa, si perdeva proprio il contatto con la realtà completamente, poi ci si indeboliva e quindi la cosa più terribile è la fame e la sete che ho provato, perché a un certo punto quando si ha fame non si ragiona neanche, non si è in condizione di ragionare. E loro facevano leva su tutte queste nostre sofferenze per ovviamente averci in pugno completamente. Difatti lì non era possibile né ribellarsi né niente, perché in quelle condizioni dove andavi il campo era tutto recintato da corrente elettrica. Quindi e ogni campo era uno dentro nell'altro. Il campo di Birkenau aveva 7 o 8 campi contrassegnati da lettere alfabetiche, ogni lettera corrispondeva a un gruppo di prigionieri. Comunque ad Auschwitz hanno lavorato nel complesso circa 500.000 persone nei vari lavori. E di questi ovviamente non tutti erano ebrei, parlo anche degli altri campi, perché Auschwitz era divisa in campi, sottocampi e miniere. Birkenau era il campo dell'annientamento. Posso dire che ho eseguito diversi tipi di lavori, pesanti tutti quanti, e uno in una fabbrica, anche la cosiddetta Werberei, dove sono stata per mesi, e dove si stracciavano dei vestiti o tutto quello che veniva tolto ai prigionieri, che era comunque cosa scarta, e venivano fatte delle trecce, venivano fatte delle strisce, e dovevamo fare delle trecce che dovevano avere la lunghezza di 13 o 15 metri. Naturalmente, siccome il materiale era scarto, queste trecce, quando venivano a provarle i capi, si rompevano anche. E quindi c'erano punizioni e io ne ho subite più di una.
poi altri lavori, insomma, sempre pesanti così. Solo in quarantena sono stata a contatto di italiani, poi ci hanno tutte smistate, di qua e di là io sono rimasta sola e ovviamente nel campo si parlavano varie lingue di cui io non conoscevo nessuna, perché a scuola avevo studiato, oltre che l'italiano, il latino e l'inglese, cosa che non mi è servita, perché le lingue parlate erano il tedesco, il polacco, il russo, l'ungherese, il rumeno, lo sloveno, il cecoslovacco, tutte lingue che io non conoscevo per niente. Quindi non ho potuto nemmeno parlare. Devo stare molto attenta agli ordini che venivano dati. Se dalle capo blocco in polacco, se dai tedeschi in tedesco, e quindi devo stare molto attenta a eseguire gli ordini, e tanto che poi dopo 5-6 mesi avevo preso cognizione di tutte e due le lingue abbastanza per poter capire quello che dicevano. Hanno impiccato una ragazza belga che era stata aiutata non si sa da chi a fuggire, l'hanno ripresa e l'hanno impiccata nel campo e ci hanno fatti assistere a questa impiccagione nella piazza centrale. E questo è stato uno dei tanti episodi. Poi una volta, mentre era un periodo, ero appena arrivata, non mi rendevo conto di dove fossi capitata, ero in questa fabbrica e ho inteso delle grida, ero appena arrivata, ero ancora in piedi, non ero ancora sistemata in questi tavoli. E ho guardato fuori dalla finestra e c'era una SS che si accaniva e calpestava un povero vecchio che poi ho saputo aveva rubato un pezzo di pane, mi sembra. E quindi è stata una scena terribile per cui ho avuto subito dei conati di vomito, cosa a cui io non sono soggetta, ma vedere quelle scene insomma mi facevano male terribile. I primi tempi, poi la forza di vederle evitavo anche di guardare. Fino al periodo di Auschwitz, fino a che ho potuto ragionare, mi ero fatta una strana filosofia, non ero neanche religiosa, non mi sono aggrappata a nessuna fede. Ho pensato che anche quando facevo le selezioni ne ho subite quattro, voleva dire passare davanti a loro nuda e poter essere scelta, no? E mi ero così affidata, alla fatalità, no? Dicevo. Se sarà destino, vivrò. Non posso fare niente, non posso fare niente, quindi ero diventata così fatalista. Non pensavo proprio niente e ritengo che io mi sia salvata solo per puro caso. Nel periodo che sono stata ad Auschwitz ho voluto vivere pure in condizioni terribili, terrificanti, devo dire. E fino al dicembre, anche se vagamente, ho sempre potuto ragionare, non mi sono ancora persa, non mi ero persa, insomma. Nel periodo di agosto cominciarono le eliminazioni, quindi cominciarono ad eliminare in massa. Allora, in quel periodo erano arrivati gli ungheresi, ma erano in numero, ma io non so quanti, praticamente nel campo si sentiva parlare solo ungherese. E gli ungheresi furono eliminati tutti in agosto e settembre. Tutti quelli che arrivavano venivano eliminati perché non c'erano più posti e i trasporti erano numerosissimi. Questi trasporti che venivano eliminati durarono fino a dicembre, poi eliminarono due crematori nell'imminente arrivo dei russi per far vedere che non era vero che avevano eliminato questa gente. Uno fu fatto saltare dai polacchi che avevano ricevuto aiuti dai partigiani, però non riuscirono a salvarsi perché furono inseguiti e morirono tutti. In quell'occasione morirono anche dei tedeschi, due capitani o tenenti e quattro SS. E questo successe nell'ottobre del 1944 perché noi sapemmo di questo, eravamo lì e si seppe, a noi sembrava impossibile che avessero potuto farlo. Poi uno di questi crematori fu smantellato completamente e i mattoni furono inviati in Germania sui carrelli e poi sui treni. Io partecipai a uno di questi turni, però uno di questi è rimasto e infatti io l'ho potuto vedere dopo, quando sono tornata da Auschwitz. Dunque fummo il 31 dicembre, fummo mandati a Bergen-Belsen e lì veramente io cominciai
a perdere colpi, come si dice, perché ero talmente indebolita che non connettevo più bene, insomma. E lì veramente, se avessi potuto, mi sarei uccisa in qualche modo, forse anche sui fili, ma lì non c'erano fili elettrici, lì erano solo reticolati, perché il campo era stato allestito in un secondo tempo e non era adatto a essere un campo come di lavoro. Le condizioni di vita erano pazzesche, perché poi avevano cominciato a mandare gente di tutti i campi, appunto per far vedere che non era vero che avevano ammazzato tutti, no? Quindi il campo era sovraffollato e loro, nonostante avessero viveri e cibi, eccetera, ci davano ultimamente il minimo, per cui avevamo una zuppa di rape al giorno e in quelle condizioni la gente cominciò a morire, poi il tifo petecchiale, tutte le malattie. E quindi i morti rimanevano anche insepolti, noi fino a che avevamo forza li portavamo fuori delle baracche, ma restavano anche su queste stradine, perché questo era un campo costruito in una specie di pineta. C'erano anche delle fosse comuni dove c'erano morti, però non è che tutti venivano portati fino a là. I tedeschi a un certo punto lasciavano correre, insomma. E quindi lì io nel marzo, no, nell'aprile, non potendo più della mia sofferenza, vedendo che tutti mi morivano, io soffrivo ancora, non morivo, avevo deciso di farla finita in qualche modo, però siccome lì il corrente non c'era, era andata verso la, barcollando, era andata verso la recinzione del campo, e dietro questo reticolato c'erano dei militi, che non so se erano della Wehrmacht o della SS, non so, avevano il mitra e sorvegliavano il campo da lì fuori, no? Io mi sono avvicinata a uno di questi e gli chiesi in tedesco di spararmi. E lui prima mi aveva dato l'alt, mi aveva intimato l'alt, no? E io sono andata verso di lui, sempre divisa da questo reticolato, e gli chiesi di spararmi. Lui mi guardò e si voltò e andò via. E io non ho saputo se ha voluto risparmiarmi, se voleva che soffrissi fino all'ultimo, se... Non ho capito se l'ha fatto per cattiveria o per bontà. Fatto sta che io ritornai nella mia baracca e aspettai, tanto è vero che, non so, forse 3-4 giorni dopo fumo liberati dagli inglesi, 15 aprile 45. I primi tempi, questo lo si sentiva di più perché eravamo appena venuti via dal nostro mondo, quindi l'impatto è terribile e quindi si sentiva molto, ma poi nel tempo tu ti adeguavi e vedevi solo la brutalità, tu diventavi insensibile, come dire, perché non vedevi altro, perdevi il contatto con quello che era la realtà esterna, il mondo, ma a dire la parola non si può capire, bisogna vivere queste cose giorno per giorno, per giorno, per settimana, per mesi, tu ti senti più niente, diventi... Infatti certi diventavano cosiddetti musulmani, cosa vuol dire? Loro non avevano più percezione di niente, erano come delle larve e potevano anche bastonarli, non reagivano neanche, erano arrivati al culmine della loro sofferenza, ma a spiegare la parola è una cosa che non si può capire. E allora il primo tempo tu ancora rifletti, pensi, poi dopo ti adagi, vivi come un automa, soffri, soffri sempre. Aspetti la fine, se hai ancora qualche speranza, speri, ma era difficile sperare in un posto dove ti dicevano appena entrato che uscirai solo per il cammino e quando sai che di notte, anzi vedi che funzionano ogni notte i forni crematori e le fiamme escono dai camini. Cosa vuoi sperare? Aspetti, sono cose che... difficili da descrivere e difficili soprattutto per un profano da capire. Il periodo che ho fatto è stato di un anno e qualche mese, dove ovviamente è risaputo, anche scritto nei vari libri, dove la vita normalmente durava 3-4 mesi ad Auschwitz, perché loro ci sfruttavano al massimo e volevano avere il massimo, e col minimo, cioè il massimo rendimento col minimo che ci davano da mangiare e tutto il resto.
Il giorno della liberazione è stato il giorno 15 aprile del 1945. Bergen-Belsen si trova vicino a Amburgo, la guerra continuava ancora, anche vicino a Hannover si trova. Infatti sparavano dappertutto, quando gli inglesi sono entrati sono usciti subito perché il campo era tutto infetto e sono poi venuti con le mascherine antigas e protetti, insomma, da queste mascherine e con i bulldozer per accatastare i morti. Il campo era in condizioni indescrivibili, il comandante venne fatto prigioniero, lui con aria sprezzante, lui disse che aveva obbedito agli ordini, però poi trovarono in magazzini viveri di ogni tipo, e quindi di iniziativa probabilmente lui non distribuì il cibo. Invece l'acqua si seppe che poi era avvelenata perché, non so, l'ha detto, ma forse a qualche cane, a qualcuno, e l'acqua l'avevano avvelenata l'ultimo periodo. E lui fu fatto prigioniero assieme a Irma Grese, che era anche la sua amante, e loro erano stati comandanti ad Auschwitz. E questo venne poi processato e impiccato nel novembre 45 a Leuenenburg, tutti e due. Io in condizioni gravissime perché avevamo tutto il tifo petechiale, quindi eravamo buttati per terra su questo pavimento, fummo soccorse e per la prima volta appunto ci fu spruzzato il DDT, che era la prima volta che era in commercio per liberarci da questi parassiti. E poi pian piano, ma neanche subito, non fummo soccorsi perché la guerra continuava e loro stessi non avevano neanche di cosa darci da mangiare. Poi ci dettero quello che avevano, e cioè scatolette di maiale e latte condensato, il che favorì la morte della maggioranza perché erano tutti ammalati di tutti i tipi di mali, non avevano. Non riuscivano neanche a digerire queste cose. Il periodo, nelle 2 settimane successive alla liberazione, ne morirono 12.000, questo è stato proprio constatato. All'epoca c'era un regista, Hitchcock, giovanissimo, che documentò tutto e fece venire anche dai paesi vicini i tedeschi e i sindaci a vedere quello che era stato fatto. Questo perché non voleva che un domani dicessero che sono state fatte dei fotomontaggi, e quindi fece fare tutte queste riprese, e di queste poi è stato fatto anche un documentario, è stato fatto vedere, insomma, nel tempo, perché Londra lo ha tenuto per 40 anni nascosto, non voleva farlo vedere per non fomentare ulteriore odio con i tedeschi, di cui poi l'Inghilterra si valse di molti, perché a loro interessava combattere il comunismo, quindi si valsero di molti tedeschi. Però dopo 45 anni fu fatto vedere, e infatti non so se qualcuno l'ha visto, l'ha fatto vedere anche la RAI con Minoli. Mia madre dopo 3 mesi le fu guardato il suo documento e ci fu un'amnistia, non mi ricordo in che occasione, fu mandata a casa. A casa non trovò più niente, quindi fu costretta a soggiornare da parenti perché non aveva più niente a casa. Poi mia madre riuscì a contattare la persona più importante del Friuli Venezia Giulia, che era il Gauleiter Rainer, e riuscì, non so come, ad arrivare fino a lui, e portando mie documentazioni eccetera, lui le promise interessamento, redarguì quelli della risiera, però ormai erano passati 3 mesi, io non so se lui fosse al corrente di quello che si faceva ad Auschwitz, però io a quel punto non sarei tornata comunque più, perché o era morta subito, il primo giorno selezionata, oppure potevo essere morta di stenti, di qualsiasi malattia. E comunque se fossi stata viva di là non dovevo tornare mai perché tutto lì era segreto, quello che riguardava Birkenau, quindi figurarsi se mi mandavano indietro. Allora, prima mandarono una lettera a mia madre dove dicevano di aspettare, poi su insistenza di mia madre, che tornò a Risiera per parlare con i comandanti, le fu mandata un'altra lettera dove dicevano che io e mio padre eravamo morti durante
un bombardamento durante un trasporto da un lager all'altro e con questo loro chiusero con mia madre. Mia madre visse con questa, io credo di essere una delle poche che abbiano avuto una dichiarazione di morte, ma questo sta anche a significare quanto fossero perversi e quanto si sentissero anche in colpa, perché se anche avessero obbedito alle loro leggi, per quanto terribili, avrebbero potuto sempre giustificarsi, ma non avendo fatto neanche questo, con un caso come il nostro, anzi, avendo anche depredato tutto quello che avevamo senza nessun motivo, erano completamente in torto. Quindi così chiusero tutto dicendo che noi due eravamo morti, dando anche la colpa a un bombardamento alleato e mia madre non poteva fare niente. Mi sembra che sono arrivata in luglio, a fine di luglio, così qualcosa. Dopo essere stata per ospedale, eccetera, ero in condizioni. Stavo malissimo, ma non volevo restare più in Germania. Sono partita che avevo la febbre altissima con un gruppo di italiani che si era preso cura di noi e che si arrangiarono per farci venire in Italia perché la Germania era tutta bombardata, non potevamo chiedere aiuti perché sennò ci avrebbero messo di nuovo in un altro campo a fare quarantene, quindi facemmo un viaggio molto lungo, sbagliamo vari percorsi, nessuno sapeva bene il tedesco, le stazioni erano tutte bombardate, quindi il viaggio fu lunghissimo, alla fine arrivavamo a Trieste e io mi ricordo che, non so, sì, andai prima a casa di mio fratello che abitava vicino alla stazione, perché mia madre stava in un'altra zona, e salì le scale e non sapevo neanche se trovavo ancora il nome sulla porta. Invece trovai ancora il mio nome e mi aperse mia cognata che nel frattempo si era sposata, che al vedermi per poco non svenne perché era in condizioni veramente deplorevoli. Mia madre fu avvisata, non si sa come, quelle cose che misteriose, fu avvisata e perché non avevamo il telefono all'epoca, parlo del 45. E sì, mio fratello l'aveva, ma mia madre non l'aveva. E lei si precipitò giù e io volevo andare da lei, lei da me, così che non è che non ci incontrammo, ci vedemmo dopo, più tardi. E l'impatto fu qualcosa di terribilmente emozionante, anche perché mia madre, pur avendo magari dentro di sé sperato sempre, ma sono quelle cose che, perché proprio la speranza non vuol morire, di fronte a una dichiarazione di morte, insomma, fatta da loro. E avevo talmente sofferto, talmente patito il freddo, che nel ritorno avevamo recuperato nei magazzini un po' di vestiario, eccetera. E avevo questo paio di stivali di pelle che sarà stato, che io avevo tanto invidiato alle tedesche che erano tutte con stivali di pelle e con queste divise, no? Quindi me li ero messa e praticamente era d'estate e non me li volevo togliere. Mia madre mi diceva: ma per favore, adesso quando usciamo, levati questi stivali, non mettiti un altro paio di scarpe. Dicevo no, perché a me non interessa niente della gente, di quello che pensano, a me non mi ha dato niente nessuno. Io non sarò mai compensata di quello che ho sofferto, quindi non intendo levarmeli e me li sono portata per un 3 mesi d'estate, finché dopo sono tornata un po' nella normalità. Allora posso dire che del tedesco e del polacco ricordo pochissimo, però il mio numero lo ricordo bene. Il mio numero è 6170170. Ce l'ho ancora sul braccio, lo posso anche far vedere. Possiamo vedere, Marco? E comunque, questo numero non me lo leverò mai perché questo è una cosa di cui i tedeschi debbono vergognarsi, l'averci tatuato in questo modo. C'è gente che magari ha voluto levarlo, io no, io lo tengo per la loro vergogna. Ecco, questo per quello che riguarda il numero. Quando sono tornata, ho parlato pochissimo, niente, il minimo proprio quello che mi aveva chiesto la famiglia, ma in genere, come la maggior parte di noi, il primo periodo non si parla, perché quello
che abbiamo sofferto è qualcosa di cui non si può spiegare e non si, ed è difficile anche capire. Infatti io per anni e anni non ne ho parlato. Poi, dopo 40 anni circa, un'associazione, l'associazione dell'ANED, aveva fatto un viaggio tipo pellegrinaggio ad Auschwitz e io in quell'occasione ho voluto andare anche per rendermi conto di dove ero stata, in quanto che ero stata sempre relegata in un unico campo, in quello di Birkenau, non sapevo l'immensità del campo, volevo rendermi conto. Infatti siamo andati, io ho potuto visitare, siamo andati nell'interno col pullman e veramente l'impatto è stato molto forte, però a me questa visita ha giovato. Intanto abbiamo ricordato gli italiani dove sono tutte le varie stele dei vari stati d'Europa che sono stati, dove sono stati uccisi. E poi il fatto di camminare da libera, dove avevo talmente sofferto, è stata come una mia rivincita. Infatti, dopo qualche mese, tra l'altro, siccome ero stata male, sono stata anche operata di cuore. Poi, il periodo che ho fatto di convalescenza a casa, ho deciso di scrivere un piccolo libro di quello che avevo visto e sofferto, anche che resti un ricordo, perché c'è anche gente che lo mette in dubbio, anche per le generazioni dei giovani, che sappiano quello che può produrre una dittatura, un nazismo come quello che avevo subito io. E ho scritto questo piccolo libro che si chiama, e lo posso far vedere, si chiama Auschwitz e di tutti, ed ha avuto questo titolo per un motivo, perché in questo campo sono state uccise 26 nazionalità, quindi Auschwitz appartiene a tutti. Sono stati uccisi anche i testimoni di Geova, anche gli zingari e poi gente di tutte le nazionalità. Quindi che resti così come. So che sono stati scritti tanti libri, però ognuno ha qualche cosa di diverso da dire. So che è stato messo nelle scuole e io ne ho parlato spesso, se su richiesta vengo a parlarne. Però io ho potuto parlare soltanto dopo molti anni, dopo 40 o 45 anni, prima no. E so che comunque la gente ne stenta a parlare. Io quando parlo dico sempre, specialmente ai giovani, che soprattutto non accettino dittature facilmente e che bisogna aggiornarsi, non bisogna mai dare per scontato una cosa se non si è aggiornati, perché questa è la cosa principale e soprattutto che la libertà è il più gran dono che si possa avere. Per parecchi anni io ho fatto sempre lo stesso sogno, era proprio ricorrente. E sognavo di essere in una galleria e di non poter uscire. E mi sentivo soffocare. Questo sempre lo stesso, per anni, eh? E tanto è vero che io attualmente dormo con le imposte sempre alle. Non chiudo mai le imposte io. Devo avere sempre luce, perché adesso lo faccio raramente. Però se ci sono dei motivi particolari, che sono nervosa o che sto male e che per caso lo faccio, quando mi sveglio così di soprassalto e vedo luce, mi rendo conto che è un sogno, ma se mi trovo al buio completo è un disastro, perché il sogno mi continua ancora e mi fa soffrire terribilmente. Infatti io se vado anche fuori di Trieste, indifferente, in un albergo, io tengo sempre le imposte per avere luce. Questo è un sogno che ho fatto, adesso lo faccio raramente, però sempre quello, è sempre quello, sempre lo stesso. Appena tornata pensavo che avrei dovuto essere felice dopo quello che avevo passato, viceversa appena dopo sono cominciati i problemi gravi, perché allora io ho cominciato a rendermi conto di quello che avevo subito e questo forse mi è rimasto ancora. E io considero adesso, da quella volta, tutto relativo, perché quello che io ho provato è stato il massimo dei massimi, quindi i problemi che io ho avuto poi nella mia vita, per quanto anche gravi, sono stati relativi, ma anche nelle piccole cose, per esempio, non so,
andare dalla parrucchiera, vedere se tu non vai dalla parrucchiera, sei in disordine, eccetera. Però è una cosa assurda, non so, i primi tempi, e voler avere, non so, un abito piuttosto che un altro, una collana, un oggetto. I primi tempi avevo azzerato tutto, non mi interessava niente. Infatti, in vari modi hanno cercato di accontentarmi, però non ero mai, io non ho potuto essere più felice dopo. Ho potuto essere anche contenta, sono riuscita anche a sposarmi, però io non ho avuto più la spensieratezza, non l'ho più avuta. Questa è una cosa che si porta dentro sempre, anche se non si parla, ti rimane dentro, ti rimane perché vedere quello che ho visto ti fa dubitare, insomma, di quello che può essere l'uomo, ecco, questo devo dirlo. Questo è Anche importantissimo. se credo di aver superato molto bene quello che ho subito, però insomma, qualcosa rimane dentro di noi, insomma, in modo tremendo. Poi la mancanza di mio padre, insomma, le parole che ci siamo dette, i suoi consigli, le sue parole. Io ricordo sempre l'ultimo viaggio che abbiamo fatto, l'unico in vagone, quello che lui mi ha detto, che sono cose che comunque restano fra noi, ecco.